Ciao ragazzi, qui Giuliano Danieli dagli uffici di Prima Posizione. Ti do il benvenuto sul mio canale. Se non sei ancora iscritto, iscriviti. Se sei una lui o se sei una lei, comunque benvenuto. Questi contenuti sono adatti sia ai maschietti sia alle femminucce che si occupano di vendita, business, web marketing, che si occupano di come rendere più florida la propria attività. Di cosa parliamo oggi, ragazzi? Oggi parliamo di qual è il miglior social per vendere. Allora, innanzitutto chiedo alla regia di, sempre tra cani, di spiegare bene cosa intendiamo per social network. Ok, probabilmente conoscerai sicuramente Facebook, sicuramente conoscerai Instagram, sicuramente conoscerai LinkedIn, sicuramente conoscerai TikTok, sicuramente non so se conosci Snapchat, però vabbè, questi sono dei social network, ok? Sono sostanzialmente delle piattaforme dove le persone condividono contenuti, sia foto, video, testi, condividono contenuti. È chiaro che nel momento in cui questi social sono nati, penso ad esempio a quando è nato Facebook o a quando è nato Instagram, essendo una cosa nuova, la maggior parte delle persone, la maggior parte degli imprenditori comunque pensavano che fossero aziende un po' fine a se stesse, quindi che non avrebbero mai portato magari un vantaggio competitivo o che non avrebbero mai aiutato a vendere. In realtà, la cosa che devi pensare tu dall'altra parte è questa: il tuo cliente tipo, il tuo target. Quindi io non so chi sia il tuo cliente tipo, io non so chi sia l'influencer del tuo cliente tipo, perché è molto importante anche capire chi è l'influencer del tuo cliente tipo. La domanda è: il tuo target che social frequenta? Quindi va su Facebook, va su Instagram, va su LinkedIn, va su TikTok, va su Snapchat. Cioè, la domanda è, visto che il tema di oggi è qual è il miglior social per vendere, in realtà, ragazzi, quello che devo dirti non è che ci sia un migliore o un peggiore. In realtà quello che dobbiamo capire è se il nostro target utilizza, anche magari durante il tempo libero, una di queste piattaforme, ok? La risposta la sai sicuramente, perché se ad esempio già adesso i clienti magari ti contattano attraverso LinkedIn o attraverso Facebook o attraverso Instagram, ecco, se ad esempio in questo momento i tuoi clienti ti contattano di più attraverso Facebook, significa che probabilmente Facebook è la piattaforma più adatta dove andare a proporre i tuoi prodotti e servizi. Facciamo un esempio: se hai un'attività che opera a livello locale, tipo un ristorante, tipo un centro di estetica, tipo un parrucchiere, tipo un mobilificio, ok, probabilmente sarà molto più interessante l'utilizzo di Facebook e Instagram. Se la tua attività ha a che fare molto con le immagini, quindi mi viene in mente un ristorante, mi viene in mente un centro di estetica, mi viene in mente un hotel 5 stelle, mi viene in mente un bed and breakfast, ok? È chiaro che tutte queste attività, per stimolare la vendita, cioè per stimolare l'acquisto, hanno bisogno di far vedere le cose, ok? Quindi probabilmente usare Instagram è magari il social che va per la maggiore. Quindi quello che devi pensare come prima cosa è: il mio target che tipo di social frequenta? Ad esempio, se io fossi la Nike, farei moltissima pubblicità non solo su Instagram, ma anche ad esempio su TikTok. Perché? Perché TikTok è una piattaforma che viene usata tantissimo dai teenager, dalla generazione Z, e quindi far vedere i nuovi prodotti sulle piattaforme che sono tipicamente frequentate dai miei potenziali clienti è la prima cosa che devi assolutamente valutare. Poi un'altra cosa che devi sapere è che per vendere devi essere visibile. Quindi anche qui, qual è il miglior social per vendere? Uno, verifica il tuo target, che tipo di social frequenta, ma poi attenzione che non è sufficiente pubblicare un post su Instagram piuttosto che su Facebook, piuttosto che su altre piattaforme, perché ormai la visibilità organica è molto molto limitata. Quindi, a meno che
tu non abbia già 20.000, 30.000, 100.000 followers, e quindi è chiaro che anche il post che vai a fare a livello organico, quindi non sponsorizzato, magari ha un impatto, ha una visibilità. Però se vuoi vendere sui social, devi comunque essere visibile, quindi devi investire soldi. Quindi una volta che hai capito, uno, dove andare a spendere i soldi, devi fare delle campagne a pagamento, ok? Ultimissima cosa da valutare è se, perché la domanda iniziale era qual è il miglior social per vendere, se ha senso, tre, fare la vendita immediata, quindi se fare la vendita immediata, o se invece fare la vendita in due step, Cosa vuol dire fare la vendita immediata o fare la vendita in due step? Allora è chiaro che se il tuo prodotto, il tuo servizio ha bisogno di essere raccontato, magari utilizzerai i social, come facciamo noi per i nostri clienti, per sviluppare opportunità commerciali. Abbiamo un cliente che produce rasa erba, ok, per il quale ogni anno più o meno sviluppiamo 13-15.000 contatti da Facebook. Ecco, tornando al tema di prima, ragazzi, relativo al target, se non sai che social è più frequentato dal tuo target, puoi ovviamente fare dei test. Quindi fai dei test su Facebook, Instagram, LinkedIn, quindi fai dei test ovviamente con campagne a pagamento per vedere dove la campagna risponde meglio, Quindi se vendi un prodotto o vendi un servizio che ha bisogno di essere raccontato e dove sostanzialmente c'è un venditore di mezzo, quello che ti consiglio è utilizzare i social per produrre opportunità commerciali. I social ovviamente per produrre opportunità commerciali vanno bene sia per promuovere prodotti o servizi conosciuti, sia per promuovere prodotti o servizi sconosciuti. Proviamo a pensare ad esempio a quei prodotti che servono per sbiancare i denti. Magari fino a 15 anni fa nessuno li conosceva, ok? Quindi uno strumento, un mezzo ideale per promuovere questa tipologia di prodotto potrebbe essere stata Facebook piuttosto che Instagram. In questo caso posso vendere direttamente. Quando è che puoi vendere direttamente? Quando la vendita genera una soddisfazione immediata. E allora puoi usare i social per vendere direttamente. Quindi se il tuo prodotto o il tuo servizio, una volta acquistato e una volta ovviamente ricevuto dal tuo cliente, generano una soddisfazione immediata, puoi sicuramente usare i social per vendere subito. Se invece c'è di mezzo un venditore, perché magari ha a che fare con la vendita B2B o ha a che fare con vendita magari B2C un po' complessa, e quindi dove è necessario raccontare il tuo prodotto o servizio, è necessaria la figura del venditore, puoi usare i social non per vendere di più, non per vendere subito, ma per fare la vendita cosiddetta in due step, quindi per generare l'opportunità commerciale e per poi gestirla. Bene ragazzi, per il momento è tutto, mi raccomando, miliardi di pollici su. Se hai bisogno di una consulenza per come usare i social per vendere meglio o di più il tuo prodotto o servizio, contattaci. Chiaramente non sappiamo se il tuo prodotto o tuo servizio può essere venduto attraverso i social, noi di solito prima facciamo un'analisi e poi una volta che abbiamo, non dico il 100%, ma il 98% di chiarezza sul fatto che quell'operazione lì ha senso per il nostro cliente, chiaramente la proponiamo. Se non ci crediamo, non la proponiamo. Per il momento è tutto, mi raccomando, miliardi di pollici su come sempre e ci vediamo alla prossima. Ciao!